Ciao a tutti, nuovo video. In questo video vi mostro alcune creazioni che ho realizzato in questo periodo. Alcuni di voi sicuramente le avranno già viste, ma mi faceva piacere appunto fare un video per mostrarle in maniera più dettagliata. Allora, parto con alcune creazioni che avete già visto nei miei tutorial. Questo è il ciondolo romance che ho realizzato appunto con perle da 8 mm, dei biconi da 4 mm, delle rocaille 11-0, delle rocaille 15-0 e un rivoli da 14 mm. Io ho realizzato questo ciondolo appunto nel tutorial che ho registrato qualche settimana fa, infatti lo troverete sul mio canale, ma comunque vi metterò anche il link al di sotto di questo video. E quindi questo è il ciondolo romance. Poi vi mostro questo bracciale qui, che è il bracciale Valentine, che ho realizzato con dei cubi della Miyuki da 4 mm, in questo caso sono rossi, delle rocaille da 11, delle rocaille da 15, dei biconi da 4 mm e semplicemente dei cipollotti per terminare, diciamo, in maniera un po' più decorativa questo bracciale. Anche di questo bracciale ho fatto il tutorial e ve lo linkerò sempre qui sotto nel box informazioni. Poi ho realizzato questo piccolo cuoricino, in realtà è stata una prova che non ho ancora ben collocato, con lo schema di Hild, mi sembra si chiami, ed è uno schema gratuito che potete trovare sul suo blog, ma che comunque vi linko sempre sotto, e l'ho realizzato con delle twin, sono delle twin trasparenti con un'anima rosa fucsia, diciamo, delle rocaille 8-0, 11-0 e 15-0 della stessa colorazione che sono le numero 3 della Miyuki, mi sembra, insomma quelle dorate con l'anima argentata all'interno, e poi due bicono Swarovski da 4 mm, di cui non ricordo la colorazione perché li ho comprati in un negozio fisico a Napoli e quindi non saprei dirvi al momento. Penso comunque di farci un portachiavi, ma in realtà non ho ancora ganci dorati da abbinare a questo tipo di rocaille, eccetera. Mi devo un attimino organizzare con il dorato perché ho iniziato a lavorarlo da poco e quindi non ho ancora tutta la minuteria necessaria, insomma. E quindi questo è il cuoricino. Secondo me sono delle idee molto carine anche per ciondoli particolari, magari accostati con pietre, eccetera. Si possono creare delle combinazioni veramente carine. Poi vi mostro questi orecchini qui e su questi mi soffermo un po' in più. Allora, questi orecchini sono nati praticamente un giorno che cercando su internet ho trovato degli schemi bellissimi circolari. Non sapevo assolutamente come si lavorassero e quindi ho chiesto aiuto a Marghe che mi è venuta in soccorso e praticamente insomma Margherita mi ha consigliato di lavorarli in ladder stitch. E cioè, cosa consiste? Allora, il ladder stitch non è altro che l'accostamento delle perline una a fianco all'altra. Quindi sarebbe la base del brick stitch, la base dell'herringbone, eccetera. Praticamente in questi orecchini il ladder stitch si trova in questi raggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono praticamente le 8 perline centrali che si diramano
come vedete, in perline accostate l'una all'altra. Dopo aver creato questa sorta di telaio, questa è una prova che è praticamente un orecchino che mi è venuto bombato e quindi ho dovuto disfare, però in questo modo vi faccio rendere meglio conto di come avviene questa lavorazione. Praticamente si crea tutta questa base e poi all'interno di ogni spicchio vengono infilate le perline a seconda dello schema. Questo però non credo sia la tecnica propriamente utilizzata per realizzare questo tipo di medaglioni. Infatti sul blog di Mafi SG, che saluto perché mi ha dato anche lei delle delucidazioni in merito, praticamente ha trovato una pagina in cui veniva spiegato come si realizzasse questo tipo di lavorazione. In realtà dovrebbe essere lo square stitch circolare. Io non ho ancora mai lavorato con questa tecnica, ma a giorni farò delle prove. Come vedete è una lavorazione che si ottiene semplicemente con le Delica, quindi Delica 11.0. Poi per gli abbellimenti, insomma, io ho utilizzato un cipollotto e delle daghe per renderli un attimino più etnici, sotto consiglio sempre di Marghe. Quindi se capisco come si lavorano in maniera corretta, penso di fare un tutorial. Poi vi mostro questi orecchini, che sono appunto gli orecchini del tutorial di Cristina, che si chiamano orecchini ovali, se non erro, e li ho realizzati, come vedete, nelle tonalità del turchese e dell'oro. Allora, ho utilizzato per le 15.0 queste, che sono le Starlight. Poi per le 11.0 turchesi non ho utilizzato un semplice turchese, ma ho utilizzato questo turchese stupendo PF561F, che praticamente sono appunto le Galvanized Green Teal, e devo dire che dal vivo assolutamente sono bellissime, perché sono matte, quindi fanno un effetto veramente molto molto bello. Ultimamente mi è presa la fissa con le perline matte. Poi ho utilizzato delle magatama sempre turchesi e dei mezzi cristalli da 4 mm nella colorazione oro flux, metallic flux, penso sia questa la denominazione, che ho acquistato sul sito Beading. Anche le rocaglie le ho acquistate sul sito Beading. Per la monachella invece non avevo un colore di dorato, che appunto sempre per il fatto che non ho ancora abbastanza minuteria dorata, che si avvicinasse a questo tipo di perlina. Cioè, le monachelle dorate che avevo non mi piacevano assolutamente, perché erano un dorato più acceso rispetto al colore delle perline. Quindi ho preso il filo di ottone, anche se era da un millimetro, ma fino a un millimetro diciamo che va abbastanza bene, e mi sono fatta le monachelle da sola. Le ho fatte anche una alla volta, quindi non so come mi siano uscite veramente molto simili, e le ho realizzate appunto con filo di ottone da un millimetro. E qui ho inserito una rocaille 8.0 della stessa colorazione delle 15.0, quindi la Starlight. Poi, visto che la rocaille usciva, ovviamente, ho semplicemente appiattito il tutto con delle martellatine su questa parte qui della monachella, sia da un lato che dall'altro. E quindi, come vedete, la rocaille non esce più. Mi piace tantissimo fare le monachelle, le mie creazioni, o comunque i ganci, le chiusure, perché penso che con questo tipo di lavorazione, appunto, di minuteria acquisiscano un qualcosa in più, abbiano un valore aggiunto, ecco.
E quindi, insomma, questi sono gli orecchini di Cristina. Vi lascio sempre il link al tutorial nel box informazioni. Poi passiamo ai pezzi forti. Penso che conosciate un po' tutti questa collana che ho realizzato un po' di tempo fa. Ho cambiato qualcosina e semplicemente ho rinforzato la chiusura. Io l'avevo realizzata semplicemente con un tubolare uguale, si può dire, a questo qui, ed era un tubolare in RHO, appunto, semplice, realizzato con le rocaie. Mi sono resa conto però che risultava abbastanza morbida come chiusura e quindi questa barretta tendeva a scappare, a piegarsi e a scappare dal cerchio che la conteneva. Quindi ho deciso di rinforzarla in questo modo, passando delle delica attraverso i fori del tubolare RHO, e quindi diciamo che adesso è molto 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 più resistente. L'effetto a sezione quadrata mi piace molto della lavorazione in RHO, e quindi appena posso farò anche qualche altro tipo di lavorazione con questo tipo di tubolare. E quindi niente, praticamente ho inserito delle delica che sono le stesse che ho utilizzato comunque nella lavorazione della collana per rinforzare la chiusura. Poi vi mostro questa collana con la tecnica Netted. Questa collana ormai io l'ho soprannominata Nefertari perché assomiglia tantissimo ai collari egiziani. E questa collana l'ho realizzata con dei cipollotti di varie misure e con dei bicono da 4 mm. Zoom un po' così. Ecco qua, così forse si riesce a vedere meglio il particolare. Per quanto riguarda le rocaille, non ho utilizzato delle 11.0, ma ho utilizzato semplicemente delle rocaille che avevo comprato in fiera a Torino, e quindi era un bel pacchetto, se non sbaglio da 20-30 grammi, l'ho pagato 2 euro, quindi l'ho utilizzato, il colore era bellissimo, appunto un bronzo, e l'ho utilizzato per fare questa collana. Il risultato mi piace tantissimo, devo dire che è una delle collane più belle che io abbia fatto secondo i miei gusti. La chiusura invece l'ho realizzata in questo modo, ho fatto questa sorta di triangolino e poi ho agganciato una chiusura T-bar, eccola qui, molto carina. E alla fine, the last but not the least, vi presento la collana Volcanoes, che è appunto la collana che ho realizzato grazie allo schema della bravissima Sabine Lippert. È una lavorazione che mi piace tantissimo. L'effetto finale, secondo me, è veramente bellissimo. E per questo tipo di collana però ci vogliono tantissime perline, infatti ho consumato all'incirca una ventina, 20-25 grammi di perline. L'unica variazione che ho fatto rispetto allo schema è stata utilizzare delle sfaccettate da 8 mm invece che da 6 come riportava lo schema. Però devo dire che comunque l'effetto è spettacolare. Ovviamente questo schema lo trovate sul libro di Sabine Lippert che si chiama Beaded Fantasies, quindi l'ultimo libro scritto da lei, e si chiama appunto Volcanoes Necklace. Proprio perché avevo terminato le perline, in realtà non sono riuscita a completare gli ultimi 4 moduli che ci volevano per terminare la collana proprio come spiegava il libro. Quindi mi sono dovuta arrangiare e ho aggiunto un po' di catenina per diciamo renderla quantomeno a girocollo.
Niente, come berlina ho utilizzato le 457L Rokai della Miyuki, sia in dimensione 11.0 che 15.0, e come treasure ho utilizzato queste qui, le 989F, che hanno questo effetto di oro antico molto molto bello, anche se sono delle perline frosted, quindi sono un attimino più delicate delle perline normali. Quindi io sto utilizzando le treasure tranquillamente, anche in sostituzione delle Delica, e anche in lavorazioni con le Delica, quindi non mi trovo assolutamente male, anzi le trovo anche molto più economiche rispetto alle Delica. E niente, con questa collana io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!